vedere una carrellata di personaggi che sono del tutto sconosciuti in Occidente e però sono figure veramente importantissime nel mondo indiano, molto conosciute perché sono i padri fondatori di discipline e materie che ora via via vedremo. Uno di questi, per esempio, è Aryabhatta, astronomo e matematico. E un errore che viene comunemente fatto è quello di attribuire lo zero agli arabi, si dice lo zero arabo, in realtà no, gli arabi non hanno scoperto né inventato nulla, ma lo hanno preso lo zero dal mondo indiano e recentemente, pochi anni fa, alcune scoperte hanno permesso di confermare questo fatto ed è veramente incredibile, a dimostrazione di come gli indiani, insomma, ne sapessero veramente tanto. Un altro personaggio, vedete alcuni nomi sono un po' impronunciabili, è Bhaskaracharya. Acharya è un titolo onorifico del tipo sommo maestro, è il creatore dell'algebra in tempi veramente antichi. Un altro grande personaggio è Kanada o Kanad, che è l'ideatore della teoria atomica qualche secolo prima rispetto ai greci, si parla del VI secolo avanti Cristo. Quindi, indipendentemente dai greci, in India c'è un personaggio, Kanada, che fa parte di una corrente di pensiero particolare, chiamata Vaisheshika, che appunto teorizza l'esistenza di qualcosa di infinitamente piccolo che costituisce, la materia, tutto il mondo visibile. Poi troviamo ad esempio Nagarjuna. Nagarjuna è il padre della chimica e dell'alchimia, indiana e ancora oggi gli sono dedicate intere università in tutto il subcontinente indiano. Altri personaggi importantissimi, soprattutto nel nostro discorso, sono Charaka e Sushruta. Queste due figure chi sono? Sono i padri della medicina e della chirurgia del mondo indiano, sono coloro che portano e porteranno la Ayurveda in alcune sue branche specifiche tra la gente comune e quindi daranno il via a uno sviluppo enorme della medicina indiana, che è appunto la medicina ayurvedica, tanto osteggiata in Occidente, ma in realtà anche qua è un intero mondo tutto da scoprire perché la tradizione stessa vuole che praticamente uno dei sette saggi di cui parlavamo prima e di cui riparleremo dopo, che si chiamava Bharadvaja, fosse molto anziano ma non volesse morire, ovviamente è un desiderio di tanti. Quindi che cosa fa? Si reca dall'essere supremo, che in quel caso è personificato dal dio Indra, e gli chiede qualcosa per poter curarsi, per poter stare bene e quindi proseguire le sue ricerche, i suoi studi per molto tempo ancora. E che cosa fa Indra? Gli dona una parte dell'Ayurveda, non tutto, quindi della medicina indiana, dicendogli espressamente che però questa conoscenza non doveva rimanere un appannaggio solo suo, ma lui la doveva condividere con la gente comune, con dei discepoli che l'avrebbero dovuta studiare perché doveva essere a beneficio di tutti. E la cosa curiosa, così avvenne, secondo la tradizione, che Bharadvaja, dicevamo, colui che porta dagli dèi agli uomini la Ayurveda, la medicina indiana, è lo stesso personaggio che noi troveremo dopo. Ad esempio, nel Vimanika Shastra era anche colui che era stato deputato a conservare tutte le conoscenze scientifico-aeronautiche del mondo che era preceduto al nostro, quindi della civiltà precedente alla nostra, e erano conoscenze ovviamente donate anche qui dai Deva. Quindi vedete come questi personaggi sconosciuti ai più in Occidente, in realtà nel subcontinente indiano siano veramente importanti e siano alle origini di tradizioni che durano ancora oggi. Paramihir è stato un astrologo e un astronomo, Patanjali, famoso per lo yoga, gli Yoga Sutra di Patanjali, anche se su Patanjali brevemente si potrebbe dire tanto perché non sappiamo se è stata una persona unica e reale oppure siano stati più figure che hanno assunto un nome comune e hanno dato poi origine in un certo periodo storico a quella che è la tradizione dello yoga che
insieme appunto al suo interno anche molte conoscenze che riguardano la medicina ayurvedica e, cosa bellissima, le cui prime statuette sono state trovate proprio a Mohenjo-daro e Harappa e sono datate a 4500 anni fa, quindi 2500-3000 avanti Cristo. Quindi vedete anche la congiunzione tra la civiltà vallinda e quello che è l'India, l'induismo e la civiltà indiana moderna. Sulla sinistra vedete Bharadvaja, VIII secolo avanti Cristo, pioniere dell'aviazione, e si parla appunto dell'800 avanti Cristo, quando è datato il Vimanika Shastra, almeno nelle sue prime forme scritte. Kapila o Kapila, che è il padre della cosmologia indiana, e anche qua, per farvi un solo esempio, nel mondo indiano, lo rivedremo dopo con il Surya Siddhanta, che è uno dei trattati astronomici più antichi, nel mondo indiano si conosceva l'esistenza delle galassie e la nostra veniva chiamata Shishumar da Kapila e da tutto quello che è la tradizione che origina con lui. Qui addirittura vedete che ha delle origini mitiche, potremmo dire, perché viene collocato nel 3000 avanti Cristo, quindi 5000 anni fa, secondo gli indiani, ma per loro è normale dare queste date, e si troverebbe proprio in piena civiltà vallinda. Quindi è bello, affascinante, interessante vedere questa prosecuzione storica che da tempi così antichi arriva fino ad oggi.